Buongiorno a tutti, io sono Marco Morosini, sono un designer, ho 44 anni, ho studiato a Urbino, l'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche. Ho lavorato diversi anni con Oliviero Toscani in Benetton, dopodiché sono tornato nella mia casa natale che è Pesaro e ho aperto il mio studio nel 2001. Nel 2005, nel realizzare questo libro che si chiama Divi di Rimini, un reportage fotografico sui bagnini della Riviera Romagnola, avevo bisogno di qualcosa che sapesse realmente di mare e mi è venuto in mente il tessuto dei lettini da mare. Con questo realizzai la sovracoperta del libro. Da qui c'è una prima applicazione diversa da quello che è il lettino da mare applicato ad un libro. Quindi nel 2005 nasce Brandina. Questo dove siete è già il primo esempio, questa è la bottega Brandina. Abbiamo 10 negozi in Italia, tutti monomarca. Questo qui l'abbiamo appena aperto, siamo a Rimini Mare e c'è una prima applicazione dove abbiamo queste pareti a formato gigante con la tecnologia latex. Il cliente viene catturato da queste, si avvicina, ma si avvicina ad una distanza anche di 10-15 cm, quindi la qualità dell'immagine è importantissima e attraverso questa tecnologia noi siamo riusciti ad ottenerla e sono molto soddisfatto del risultato. Questa tecnologia noi non l'abbiamo utilizzato solo dal punto di vista decorativo sulle pareti, ma addirittura l'abbiamo trasportato anche sul prodotto. Abbiamo creato una linea che si chiama Colorama e sono delle borse personalizzate dove ognuna è diversa dalle altre. Siamo riusciti ad esplorare mondi che non eravamo mai riusciti, come texture di leopardo, illustrazioni, mare, nuvole, qualsiasi cosa che potevamo illustrare diverso dalla riga. Pochi anni fa poi ho realizzato la mostra The Art of Selling a Bag presentata a Miami durante Art Basel. Abbiamo realizzato diverse opere, tra le quali dei tessuti in grande formato, stampati anch'essi con tecnologia latex, e oltre a questi ho realizzato una ricerca legata alla luce dove poi abbiamo realizzato 9 pannelli con un vetro dove abbiamo applicato un adesivo, anch'esso appunto è stampato con questa tecnologia latex, retroilluminato e l'effetto è venuto veramente, veramente bello. La nostra ricerca poi continua quotidianamente, cerchiamo sempre di spingere al massimo la ricerca del colore e l'applicazione del colore. Siamo riusciti ad arrivare alla decorazione appunto con degli inchiostri ad acqua e l'abbiamo applicata su una Prince. L'abbiamo decorato e l'abbiamo lasciata fuori dal negozio da circa 3-4 anni. Non si è invecchiato, non si è scolorito, ci sono dalla mattina alla sera bambini e famiglie che fanno foto, si appoggiano, la strisciano, lavata sotto i rulli e la macchina è come nuova. Con la tecnologia latex riusciamo a comunicare al nostro pubblico quello che è il nostro mood, il nostro mondo, il nostro pensiero, la nostra energia.